nostro spazio che precede la recita del della Coroncina, la Divina Misericordia, e in cui vi raccontiamo i santi che vengono celebrati in questa settimana. E ci accompagna quel ciclone, amico ormai di Siamo Noi, che è padre Massimiliano Noviello. Grazie. Superiore del convento dei Cappuccini di Napoli. Bentornato padre Massimiliano, che è letteralmente entrato in corsa. Padre Noviello, intanto vediamo i santi della settimana, ecco, giorno per giorno. 19 febbraio, lunedì, Santa Lucia Yi Zhenmei, grande attualità in questa santa. Martedì 20 febbraio, Santa Giacinta Marto. 21 febbraio, San Pier Damiani. 22 febbraio, Santa Margherita da Cortona. Venerdì 23 febbraio, San Policarpo. Sabato 24 febbraio, San Modesto da Treviri. E infine, domenica 25 febbraio, San Luigi Versiglia. Allora, padre Massimiliano, noi cominciamo, io direi, parlando insomma di una santa di cui si è anche molto discusso qualche mese fa. Parliamo di Santa Giacinta Marto, tutti quanti la ricordiamo come una dei tre pastorelli a cui la Madonna di Fatima apparve il 13 maggio del 1917. Partiamo da lei, dalla sua vita. Chi era questa ragazzina? Che famiglia era la sua? Vogliamo ricordare i suoi primi anni di vita? Sì, è una grande santa, piccola ma è un gigante. Lei che nasce in Portogallo, da una famiglia povera, modesta, umile, e intanto questa bambina, ecco, di carattere vivace, allegra, però ghiotta, come dicono le biografie, ghiotta e desiderosa di sacrifici, è quella a cui disse Suor Lucia di Fatima, la cugina che fa parte dei tre pastorelli di Fatima, Francesco, Giacinta e Lucia. Sì, disse, è quella a cui la Madonna ha dato la maggiore conoscenza di Dio, maggiori grazie e maggiori virtù. Ecco, i due fratellini, Francesco e Giacinta, avevano, li accomunava questa profonda fede che avevano. Sì. Amavano salire in cima ai monti, sì, si sedevano sulle rocce. Che si cosa divertivano facevano? Molto poetico questo. Si divertivano a salire sulle rocce e a gridare Ave Maria piena di grazia e a sentire l'eco appunto delle loro parole come ritorno. E questo era il loro divertimento. E proprio in quest'alveo di innocenza, di vita, Suor Lucia di Fatima racconta nelle sue tre memorie, particolarmente la terza memoria, la vita di Santa Giacinta, la quale in modo particolareggiato e soprattutto svelando alcune minuziosità della sua interiorità, della sua, ecco, vita. Ecco, ma perché padre Massimiliano la Madonna scelse di apparire a tre bambini, tre pastorelli? Già questo è evangelico, perché il regno dei cieli è rivelato a colui che si fa piccolo, e già a livello di età, a livello di innocenza di vita e anche di libertà, il bambino è libero di poter accogliere, e quindi è la massima espressione dell'accettazione del regno di Dio. E a chi si fa piccolo come un bambino, dice Gesù, verrà rivelato il mistero del regno dei cieli. Questo dobbiamo sempre, sempre ricordarlo. Peraltro questa apparizione fu preceduta da un'altra apparizione. Sì. I tre ragazzini, i tre bambini ebbero l'apparizione nella dell'angelo. Primavera dell'anno precedente, siamo nel 1916. Sì, nel 1916, dall'apparizione dell'angelo del Portogallo, che distribuì ai pastorelli la comunione, la santa comunione, e insegnò ai pastorelli a pregare quella famosa preghiera che noi recitiamo tutte le volte nel Santo Rosario al termine delle 10 Ave Maria, e ossia: mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Anche perché la vita di Giacinta, tutta proiettata per la salvezza delle anime dall'inferno, allontanarli quindi dall'inferno, e anche la sua vita che ha offerto per il Papa. Ecco, in che modo erano diversi questi due fratellini? Cioè, tu ci hai detto, con una vita offerta, anche la scelta della via di fare penitenza, sì, di Giacinta. Il fratello com'era? Sì, c'era una diversità. Mentre Giacinta era ghiotta di sacrifici, il fratello Francesco invece era colui che voleva consolare Gesù, Eucaristia, e qualche volta non andava a scuola, e Giacinta faceva notare: ma perché non vieni a scuola? E lui rispose: tanto la Madonna mi ha detto che io morirò presto, tanto vale la pena che io faccio consoli Gesù. Un bambino, pensate. Un bambino. Nel 1919 Giacinta fu colpita dalla spagnola. Sì, dalla spagnola. Quell'epidemia terribile che falcidiò veramente una popolazione enorme in tutta Europa. Sì, volle al infettiva. Cappezzale mentre stava morendo Suor la cugina.
Sì, su Lucia. E volle su Lucia e il colloquio che così si comunica, che fecero ambedue era proprio centrato su alcune minuziosità dell'apparizione, così come anche di esercitarsi reciprocamente nel donarsi ancora maggiormente al Signore attraverso le virtù. E quando ci fu la riesumazione del corpo appunto di Giacinta, il viso rimase incorrotto. Ci fu la possibilità di fare una fotografia e quando fu portata su Lucia di Fatima, su Lucia ebbe a dire mia cugina è colei che maggiormente ha esercitato le virtù. È stata Giacinta beatificata da San Giovanni Paolo II Sì. nel 2000, canonizzata il 13 maggio scorso da Papa Francesco. C'è stata però una lunga riflessione a Sì, questo proposito. perché si poneva il problema che erano dei bambini e com'è possibile che dei bambini possono essere I elevati primi agli onori, bambini i santi primi sono bambini, stati. sì, possono essere elevati agli onori degli altari, ma in realtà questo sta a testimoniare che non è che sono santi perché hanno visto la Madonna, come ci ha detto anche il nostro cardinale amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Questi bambini non sono diventati santi perché hanno visto la Madonna, ma perché hanno esercitato le virtù in grado eroico e poiché loro hanno avuto questo privilegio delle apparizioni, le apparizioni diventano un mezzo per raggiungere la santità, ma non è legato alla visione, alle apparizioni, la santità. Allora, adesso io vorrei passare a un'altra storia, una storia incredibile, sembrerebbe veramente materia di un film, davvero per il cinema. Santa Margherita da Cortona Grande. visse, qui siamo circa nel 1200, oggi protegge nascituri, fidanzati, vedove. Possiamo dire che questa santa, che era una giovane donna bellissima, ha una vita che almeno per quanto ci si perdoni questo paragone, un po' irriverente, insomma, per quanto riguarda i suoi primi anni, ricorda moltissimo quella di Cenerentola. Sì. Ci sono tutti gli elementi che possono fare di Santa Margherita da Cortona come una storia, una fiaba, un castello principesco. Appunto un amante, una matrigna e così come la conversione. E Santa Margherita, la sua vita era chiusa qui, nasce appunto a Cortona. I suoi genitori coltivano la terra, terre che loro prendono da Perugia e le coltivano. Ma Lucia è colei che, cioè Margherita, mi Si scusate, ritrova orfana si trovò prestissimo. orfana prestissimo, all'età appunto di 8 anni, rimane orfana di padre e di madre e viene adottata da una matrigna Una che donna terribile. diventa terribile nei suoi confronti. All'età di 18 anni si innamora di un uomo di nome Arsenio, che è un principe, diciamo. Però la vicenda è molto diversa da quella di Sì. Cenerentola a questo punto, perché si innamora di quest'uomo, la famiglia di Sì. lui, Arsenio, non le Non. consente di Sì. sposarlo, loro vivono, siamo nel 1200, Sì. 9 anni, more uxorio, come se fossero marito e moglie senza esserlo, Senza e lei dà alla essere luce a un bambino. da concubini, 9 anni da concubini, però ecco, Santa Margherita avverte nel suo cuore che questo non è volontà di Dio, perciò si dedica a tante opere di carità e fa costruire addirittura un ospedale per gli ammalati, Che esiste ancora che oggi? esiste Come si ancora chiama questo oggi. ospedale? Loro accettano di poter servire gli ammalati all'interno, prestando proprio il servizio materiale. E in questo ospedale, ecco che Margherita fa l'esperienza della carità di Dio. Arsenio però va incontro a un destino violento, Sì, quell'Arsenio da cui la viene famiglia l'ha sempre pugnalato. respinta e lo trova lei Sì, morto. lo trova morto con un dolore grande, acuto nel proprio cuore. E si reca lì nel bosco, un cane sarà a indicare ecco, il luogo. Cerca Margherita di ritornare a casa, però il papà non l'accoglie e quindi ecco che dovette, sotto l'ispirazione divina, ecco, andare a Cortona. Bussò alla porta dei frati e Sì. quella porta inizialmente si aprì con Sì. difficoltà. Sì, perché era una bella donna e i frati temevano che potesse essere soltanto un fuoco così, di paglia la sua conversione. E allora dettero la possibilità di stare in una cella giù al convento e qui fare la sua esperienza di conversione. E il Signore l'arricchì di doni straordinari, visioni, estasi. Addirittura Margherita tagliò i capelli, si coprì il capo di un velo e quindi si consacrò totalmente al Signore. E fu accompagnata da due frati minori.
da due frati minori che la seguivano spiritualmente, chiedendo a lei di mettere per iscritto quello che il Signore le faceva comprendere. E allora noi adesso vogliamo andare a Cortona, quel luogo dove la Santa, Santa Margherita, volle dedicarsi completamente, totalmente al Signore. Oggi lì c'è un magnifico santuario che accoglie tantissimi pellegrini, molti dei quali sono giovani fidanzati che lì svolgono degli incontri di cui vogliamo parlarvi. Siamo a Cortona, in provincia di Arezzo, e questo è il santuario di Santa Margherita, costruito dai cortonesi a devozione per la loro santa. In questo luogo Margherita trascorre gli ultimi 9 anni e qui muore. La chiesa che vediamo è stata costruita nel corso del tempo. Qui nella Basilica, il 22 di febbraio, celebriamo la prima delle due feste dedicate alla Santa ed è quella che ha maggior concorso di popolo. Il santuario è gestito da 8 secoli da noi frati minori e ultimamente anche in ausilio alle suore di Gesù Bambino. Margherita, sin da quando è venuta a Cortona, voleva essere terziaria. Dopo vari anni riesce a vestire l'abito da terziaria e a professare i 3 voti di povertà, castità e obbedienza. Qui ci troviamo nell'accoglienza adiacente al santuario di Santa Margherita, dove accogliamo i gruppi da tutta Italia e anche da fuori, da tutta Europa. Facciamo anche proprio un percorso di vita per alcune realtà o temi che riguardano Santa Margherita, del tipo il corso dei fidanzati che si preparano al matrimonio, oppure le persone che hanno avuto un lutto in famiglia, come Margherita, che è stata una convivente, e così anche l'uccisione del compagno. Siamo qui con il mio fidanzato Samuele per partecipare al corso prematrimoniale in vista del nostro matrimonio che sarà questo giugno, e dal momento che frequentiamo il convento e siamo in un gruppo di giovani seguiti dai frati, la Gioventù Francescana che ha qui la sede locale ma è un movimento nazionale, abbiamo deciso di fare con loro il corso prematrimoniale. La storia di Margherita è un esempio per noi, soprattutto per noi qui di Cortona, per l'amore che ha verso la figura della famiglia e insomma questo amore che è nato con il compagno, anche che ha superato le difficoltà delle famiglie, le difficoltà della storia, dei tempi in cui è vissuta. Il nostro obiettivo anche insomma nel farci seguire dai frati è quello di riuscire a capire la nostra vocazione, quindi lo scopo è questo, riuscire a crescere insieme e capire come affrontare la vita di tutti i giorni. Magnifico luogo sotto veramente la protezione di questa santa di cui abbiamo scoperto tanto oggi. E per concludere io vorrei raccontare la vita di San Pier Damiani. Qui facciamo alcuni passi indietro, 200 anni, siamo sì. Infatti nell'anno 1000, una vita sì. Monastica, lui amava definirsi Pietro, l'ultimo dei frati. Sì, perché dei monaci, lui è un monaco. Ed ha fatto della centralità di Dio l'assoluto della sua vita. Infatti nasce a Ravenna quest'uomo, nasce a Ravenna e purtroppo i suoi genitori muoiono presto e viene adottato dai suoi fratelli, la sorella che funge da mamma e il fratello che si chiama Pier Damiano. Ecco perché poi Pier Damiani lui si chiamerà, lo adotterà come figlio. E diventa un grande studioso, a tal punto che all'età di 25 anni lo troviamo già a insegnare, diventa un latinista raffinato, uomo di cultura, uomo di meditazione, di contemplazione, un grande mistico, un fine teologo. Ecco, un fine teologo mistico che scelse la via dell'eremo. Scrisse anche una regola importante. Sì, una regola importante per i monaci, dove sottolinea la centralità della vita eremitica come conformità a Cristo, imitazione di Cristo.
La vita eremitica gli si confaceva, ma insomma non lo ostacolò nel guardare quello che accadeva, che gli piaceva poco, la Chiesa in quell'epoca. Ci troviamo in un periodo, in un contesto storico, dove moralmente c'era una corruzione totale, quella di oggi non è niente, nei confronti di quello del passato, interno ed esterno della Chiesa, dove gli abati e addirittura i vescovi fungevano da governatori. Ricordiamo che c'è il periodo in cui il potere politico entrava nella Chiesa, poi c'è stato con la storia questa divisione, però a quell'epoca c'era questa intrusione, diciamo così. San Pier Damiani sentì il bisogno di poter riformare, perciò non bisogna mai darsi per vinti, perché il Signore è a guidare la storia, la Chiesa è santa perché è Cristo che l'ha voluta. Per un periodo dovette anche allontanarsi dall'Ermo, perché accettò di essere nominato Vescovo di Ostia, guidò la diocesi per 10 anni. Si introdusse in quest'opera di riforma della Chiesa, ma dovette poi, ecco, conclusi 10 anni, volle ritornare ad essere monaco, e dopo due anni dovette rilasciare di nuovo il monastero per andare a mettere pace tra il re Enrico IV e la moglie Berta, che si stavano divorziando. Una vita quindi avventurosissima. Mamma mia, dopo 2 anni ancora dovette abbandonare per consacrare la chiesa abbaziale di Montecassino. Dopo 1 anno dovette abbandonare di nuovo il monastero perché il vescovo aveva appoggiato un antipapa. Quindi voglio dire... Fu sempre costretto, insomma, sì, a gettarsi nella pugna, mi verrebbe da dire, sì, nella mischia. Suo malgrado nella mischia, però anche ad operare, a saldare la vita contemplativa, sì, con quella poi di azione, fino alla morte che avvenne nel 1072. In che circostanze? In una circostanza proprio dove lui abbandona il monastero per ritornare a mettere pace con il vescovo, appunto, di Ravenna, che aveva appoggiato questo antipapa, e durante il viaggio, ecco, fu colto da malore e quindi morì. Qual è l'attualità di questo santo? L'attualità è già la sua vita, quella del primato dell'assoluto di Dio, come accoglienza di Dio nella vita di un cristiano e orientarla anche con le proprie debolezze e fragilità a Dio. La teologia della tenerezza, la teologia della misericordia, quello che il Papa tanto cara oggi, Papa Francesco. Tanto cara Papa, e così abbiamo concluso anche questo viaggio in questa settimana con i santi che vengono celebrati, San Pier Damiani abbiamo ricordato. Io ringrazio Padre Massimiliano, saluto Mamma Carmela, ma so che tu hai qualcosa da dirci che veramente, sì, ti sta a cuore. Sì, il giorno, ecco, 6 aprile, si introdurrà, avverrà l'apertura del processo canonico di Enrichetta Beltrame Quattrocchi, l'ultima figlia dei Beati Coniugi, presieduta da Cardinale Crescenzio Sepe nella chiesa di Capodimonte a Napoli, la Madonna del Buon Consiglio, alle 16.30 con il Santo Rosario e alle 17.30 l'apertura del processo. Ecco, siete tutti invitati. Si vede la luce del tuo sguardo, ci saremo. Grazie Padre Massimiliano Noviello. Noi torniamo subito dopo la recita della coroncina alla Divina Misericordia per parlare di un fenomeno di vastissime dimensioni, il fenomeno delle molestie sessuali frequentissime, ahimè, nei posti di lavoro. A tra poco.